Non so da quale mondo sia arrivato, aggiungete una noce di burro. È una delle cose che mi ha sempre più divertito nelle ricette che trovo, una noce di burro. Allora, parliamo di burro oggi. Intanto, guardate il colore tra questo burro e l'altro burro. Si capisce subito che c'è una differenza, ovviamente, questo è molto più giallo e questo è molto più bianco. Uno perché è chiarificato, l'altro perché è burro comunque fresco. Allora, iniziamo così. Prima di tutto, qualsiasi burro compriate, dovete comprare un burro da centrifuga. Quindi un burro che sia soltanto, che abbia subito soltanto una lavorazione fisica, non di temperatura. Il burro viene fatto dall'antichità in un semplice modo: viene presa la panna, quindi la parte grassa, e viene zangolata. Non so se avete mai visto, si trova molto spesso in paesi di montagna, ancora un po' all'ingresso degli hotel o dei ristoranti, una sorta di cilindro in legno con sopra un tappo, un buco e una sorta di perno, di stantuffo che si vede dall'alto. In realtà dentro ha delle palette e veniva lavorato dall'alto verso il basso, percossa questa panna perché la zangolatura, quindi lo sbattimento, per questo dicevo fisico, della panna è come quando si va un po' a montarla. Avete mai sovrammontato? Vi è mai rimasta la panna in uno sbattitore elettrico perché vi è suonato il telefono, perché eravate a guardare qualche fiamme? Può succedere? Benissimo, quella parte che si aggruma tutta e si separa da quella liquida è semplicemente la parte grassa, ovvero il burro. Quella è la lavorazione fisica, dicevo, quindi burro di panna fresca da centrifuga. Quello è un burro completamente a temperatura ambiente, o comunque viene lavorato semplicemente fisicamente e non prendendo magari sieri di lavorazione di formaggi, e poi con la temperatura si tende a prendere ancora un po' della parte grassa che c'è dentro. Quindi panna fresca soltanto lavorato fisicamente. Poi ci si va a spalmare le tartine, ci si va a condire il proprio sandwich, o si va semplicemente ad aggiungere nel proprio dolce preferito. Ma se invece questo burro, questo grasso, finisce in padella, allora si parla di portarlo a temperature tali che potrebbero, a seconda della tipologia di burro e a seconda di come viene abbinato ad altri grassi, tipo l'olio, resistere più o meno a delle temperature alte. Arriviamo ai paroloni. Se devo friggere qualcosa in padella con il burro, andrò direttamente a prendere un burro chiarificato. Come si fa se non posso comprarlo direttamente chiarificato? Vado a sciogliere a bagnomaria, quindi a fuoco basso. L'acqua non deve per forza bollire, anche se la casina, diciamo che cuoce a 120 gradi, però state bassi di temperatura, dovete semplicemente scioglierlo, ok? Lo mettete in un recipiente stretto e alto, in modo che la parte grassa e quella acquosa rimangano separate. Ovviamente la parte grassa sarà in superficie. Lo mettete in frigorifero e lo fate semplicemente rassodare. Prenderete soltanto la parte sopra, quella più grassa, e il colore sarà questo giallo semitrasparente. Questo burro resiste fino quasi a 200 gradi, quindi a 180 di frittura andate tranquilli. Se invece dovete rosolare qualcosa velocemente in padella con del burro senza volerlo bruciare, aggiungete magari un pochino di olio in quantità anche mezzo e mezzo, 50 e 50, per farlo resistere un po' di più. Però se andate su di temperatura e dovete proprio friggere, il burro chiarificato è il miglior modo per utilizzare il burro senza farsi male e senza arrivare a punti di fumo. Se succede questo, si butta tutto e si riparte da capo. Noi non buttiamo niente, lo facciamo lavorare ai nostri concorrenti tra pochissimo a cuoche fiamme.